Per quello che riguarda la notizia che abbiamo avuto, che oggi i sindaci si incontreranno per discutere sulla situazione, le gravi carenze di questa ASL RM5, noi come utenza, come cittadinanza attiva, Tribunale dei diritti del malato, Tivoli, Subiaco, Palestrina e Colleferro, vorremmo chiedere ai sindaci di raggiungere un accordo programmatico per quello che riguarda alcuni punti fondamentali di riqualificazione dei vari distretti sanitari, ma in un modo, diciamo, globale, cioè è inutile impuntarsi ogni volta Colleferro, manca questo, Palestrina manca quello, a Tivoli manca quell'altro e fare magari la guerra tra poveri, perché la realtà è una, cioè noi dobbiamo capire questo, che se non si affronta il problema globalmente e soprattutto a livello regionale, non a livello soltanto aziendale, cioè intendo con dei colloqui col manager, il problema va affrontato globalmente a livello regionale, perché c'è in aria, bene, l'ipotesi che qui, dopo aver fatto il cosiddetto policlinico di Portino, che richiederà non so quanto tempo e via discorrendo, gli altri ospedali saranno probabilmente prosciugati come personale e si verrà a creare una zona in cui è facile che possa sorgere una struttura privata convenzionata. Carenze da affrontare che risalgono appunto a più di 10 anni e che noi abbiamo cercato di elencare durante le varie manifestazioni, incontri che abbiamo fatto con i manager, c'è addirittura una diffida alla ASL, c'è un esposto alla procura di Tivoli, quindi ci siamo dati da fare nel limite delle nostre possibilità. Le carenze fondamentali sono quelle di personale sanitario, infermieri, medici, cardiologi, pronto soccorsisti, anestesisti, via discorrendo, le carenze di, diciamo di attrezzature. In questa ASL non esiste una risonanza nucleare magnetica pubblica per l'urgenza, cioè non ce n'è neanche a Tivoli. È una cosa allucinante, cioè ormai le risonanze magnetiche, se uno gira, va bene, a Roma negli studi privati, ogni 100 metri ne trovi una, qui non ce n'è nemmeno una. Che cosa dobbiamo pensare? Che insomma no, no, non si acquistano questi macchinari per favorire probabilmente il privato, il convenzionato, non so, cioè, questa è una cosa che noi abbiamo chiesto da 10 anni, insomma. Non ci sono ambulanze col medico a bordo, cioè noi dovremmo avere, secondo la legge, dovremmo avere 8 ambulanze col medico a bordo in questa ASL, che va da Carpineto fino a Palombara Sabina, una delle più grandi d'Italia. Non ce n'è nemmeno una, forse ce n'è una a Guidonia convenzionata, ma sicuramente molto lontano dal centro dell'ASL. E potremmo continuare così, cioè le carenze sono, ci sono problemi con l'emodinamica a Tivoli, problemi anche appunto qui di carenza grave di cardiologi a Palestrina. E tutto questo, diciamo, questa mancanza incide quotidianamente sul lavoro del poco personale che è presente, che noi dobbiamo ringraziare, perché se non ci fosse il loro proprio lavoro straordinario, e lo sottolineo, le strutture si bloccherebbero anche domani. Quindi ecco, l'appello da fare è questo, trovare un accordo programmatico su punti fondamentali che riguardano tutta la ASL, non soltanto i singoli ospedali, e spicciarsi.